E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento live del mercoledì. Come al solito, che ci sia bear market, che ci sia bull market, che ci sia mercato noiosissimo e laterale, una certezza nella vita ce l'abbiamo, che io arrivo più o meno alle 18:30 live su Twitch e noi ci raccontiamo un po' quello che sta succedendo. Ci raccontiamo un po' quello che sta combinando Bitcoin, quindi al momento c'è un segnale ancora di accumulazione che è la candela di oggi, è un segnale ancora molto molto early. Parlavo stamattina con un amico che anche lui opera soprattutto lato speculativo, soprattutto nel trading, e mi ha detto: caspita, per me questo è un setup long da manuale. Più tardi ne parliamo quando analizziamo il grafico, però effettivamente è interessante l'aver fatto lo sweep di questi minimi, vedete, spazzolati proprio, e l'assorbimento da parte della domanda. Candela che potrebbe addirittura chiudere in verde. Se ci fate caso, questo è un pattern che si è verificato anche altre volte nel passato e ha di fatto sancito dei bottom locali, e quindi questa è stata un po' l'idea dietro il suo setup. Per me c'è una compressione talmente alta che al momento aprire posizioni speculative mi mette abbastanza a disagio, quindi sto a guardare. Però di fatto, se andiamo a chiudere una candela in questa maniera e poi magari c'è anche follow up di domanda, potrebbe essere un bottom locale di fatto, quindi la possibilità di andare ad attaccare quelli che sono i massimi precedenti, che sono estremamente vicini. Però sapete, si propaga un po' alla volta la price action. Fai una cosa, fanne un'altra, attacca un massimo, vai a prendere quello superiore e così via. Alla fine innesti magari uno short squeeze, visto che nelle fasi appunto estremamente compressive di basse volatilità c'è liquidità di solito pronta agli estremi, no? Ambo le posizioni, e nel momento in cui tu vai a scatenare un possibile impulso si scatena un effetto a catena, quindi bisogna giustamente tenerci gli occhi puntati. Detto questo, siamo in fase super early, io ve la dico perché tutto ciò che vedo lo condivido con voi, ve l'ho condiviso anche su Telegram nell'analisi di stamattina. A tal proposito, scusate, mi strozzo. A tal proposito, mi raccomando, seguitemi anche su Telegram perché condivido veramente analisi, news, qualsiasi cosa in maniera totalmente gratuita. Che dire, poi vi ho selezionato un paio di notizie valide, soprattutto lato evoluzione di piattaforme DeFi, protocolli DeFi, passaggio a Layer 2, passaggio a cross-chain, integrazione tra varie chain. Il futuro sta andando in questa direzione, sta andando nell'interoperabilità, verso l'interoperabilità, e tra poco vi spiego meglio cosa intendo. Poi mi raccomando, siate belli carichi con le domande, perché io ci tengo veramente tanto. Se noi ci vediamo 3 volte a settimana in diretta è proprio perché voglio sentire cosa avete voi da dire, da chiedere, e scambiarci opinioni senza fare soltanto i miei spiegoni. Partiamo subito con la notizia del giorno, ormai ne avrete sentito parlare ovunque, che è lo sbarco di Uniswap su Optimism. Vi ricordate quando ne abbiamo parlato, cos'era, mesi fa ormai secondo me, di Optimism? Vi avevo accennato di che cosa si trattava. C'era anche un post sul mio canale Telegram dove avevo spiegato un po' tutto quello che è Optimism, no? Tutto il discorso dei rollups, come funzionano, che cosa migliorano e così via. Facendola breve e semplice, in sostanza Optimism è un layer 2 di Ethereum, quindi una soluzione di scalabilità per Ethereum, il cui problema, come al solito, sono le fee elevate e la lentezza. Come funziona? Allora, in sostanza prende le operazioni computazionalmente pesanti e quindi che costano più gas, che sono tipicamente quelle interne agli smart contract, e li sposta su un layer 2, per l'appunto, su una chain parallela, immaginatevi. Dopodiché il risultato lo riporta su layer 1, su Ethereum, e in sostanza tu hai su Ethereum soltanto le due transazioni e tutto il resto, l'interno dello smart contract, è su layer 2. Perdonatemi tecnici, perché so di aver fatto una oversemplificazione volutamente per non addentrarmi troppo nei dettagli, so che non è esattamente così, però
In maniera molto superficiale questo è il funzionamento. Tra l'altro, una volta che migreranno altre DApp su Optimism, non sarà neanche più necessario tornare su Layer 1, perché si potrà avere un'integrazione diretta anche tra varie DApp, tutte su Layer 2 di Optimism. Lì è un po' come il discorso di Polygon, no? Più il network cresce e più integrazioni ci sono e meno è necessario poi ritornare appunto a fare il passaggio su Layer 1. In sostanza, la notizia di oggi è del lancio di Uniswap. Vi ricordate Unipig? Anche di quello ne avevamo parlato. Era un po' la sua versione test, no? Su Optimism, che è online da un anno e mezzo, forse anche due anni. E adesso è arrivato online finalmente anche Uniswap stesso, quindi la versione 3, l'ultima. Il lancio su Optimism al momento è cappato a 50.000 transazioni al giorno, proprio per testare un po' come funziona, come vanno le cose, e questo limite verrà chiaramente esteso un po' alla volta. Fee pressoché nulle, quindi è abbastanza un sogno poter utilizzare Uniswap appunto su Layer 2 di Optimism. La migrazione è veramente semplice per passare da Layer 1 a Layer 2. C'è gateway.optimism.io, dove si connette in sostanza il wallet tramite MetaMask, poi un po' come quando si aggiunge Polygon ti fa aggiungere il nuovo network. Aspettate che vi faccio anche una micro dimostrazione. Tac, rete Ethereum principale, vedete, from mainnet to optimistic Ethereum. Quindi in sostanza io vado a selezionare l'ammontare, faccio la migrazione, tac, una transazione, mi arrivano di là, aggiungo il network su MetaMask ed è fatto e finito. Inizio a interagire direttamente con le DApp su Layer 2. Stessa cosa quando faccio withdraw, ok? Ovviamente adesso mi chiede di andare a switchare il network. Vedete, faccio withdraw da Optimistic alla mainnet, esattamente la stessa cosa. Le tempistiche sono abbastanza veloci e quindi non ci sono particolari problemi, ok? Basta, le tempistiche sono veloci per il deposito, per il prelievo c'è una settimana di tempo, di delta, perché Optimism funziona in questo modo: per il passaggio da Layer 1 a Layer 2 pressoché, cioè i tempi di Ethereum, da Optimism a Ethereum per motivi di protocolli interni, di come funziona poi anche l'evitare delle double spending, evitare situazioni potenzialmente critiche, c'è un delay di una settimana. Quindi il passaggio da Layer 2 a Layer 1 richiede una settimana per il momento, perché non ci sono ancora ponti liquidi che permettono che assorbono questa componente temporale. Poi, altra cosa, questo riguarda Uniswap. Altra cosa, sempre sulla migrazione su altre chain, vi ricordate Set Protocol? Allora, Token Sets in sostanza è una piattaforma che permette di creare e acquistare e vendere degli prodotti composti, ETF e simili, composti appunto da varie cripto. Su Ethereum c'erano tutti i vari set, se vi ricordate, che contengono, che ne so, ETH DAI 8020, che contengono, vedete, il Metaverse Index, che contiene le varie coin del settore gaming, Fang Index fatto con le stocks di Mirror Protocol. C'era veramente di tutto, è pazzesco questo protocollo, a me piace veramente veramente tanto. E l'unico suo problema è che è su Ethereum, quindi essendo su Ethereum soffre un po' delle sue fee. C'è anche il DeFi Pulse Index, quello che io detengo, sul quale investo per investire nella DeFi, un ETF sulla DeFi. La cosa bella è che adesso Token Sets è sbarcato su Polygon, tac, andiamoci anche noi, dai che già facciamo, Polygon. Forse devo prima collegarmi di nuovo con MetaMask. Comunque, in sostanza, sbarcando su Polygon si supera il problema delle fee. Il problema è che non ci sono ancora tutti i set chiaramente disponibili su Ethereum, ma un po' alla volta vedo che stanno venendo creati, dai, facciamocela. E quindi io mi aspetto che arriverà a regime nel momento in cui anche DeFi Pulse inizierà a creare lì sopra. Per il momento vedo che ci sono soltanto set amatoriali, ovvero creati da me e da voi, per capirci, da chiunque. E è interessante perché ha un protocollo veramente potente che permette di andare di fatto a investire in un portafoglio gestito
o in maniera automatica, quindi uno dice 33, 33, 33 su 3 asset e si autoribilancia, oppure banalmente seguendo una strategia di qualcuno, che ne so, uno entra e esce con certi segnali, io acquisto il suo set, è come se ci avessi investito. E quindi niente, ve lo volevo solo dire perché a me, io sono un grande fan di token sets. Poi, questa è un'altra figata, Sol Bridge, questo è freschissimo di 2 ore fa, è un bridge, un ponte, quindi sempre cross chain tra Polygon e Solana, quindi questo arriverà a breve, non so se è già stato lanciato, è già effettivo, io ho visto la notizia che è di pochissimo tempo fa, quindi devo indagare ancora di più, io ho visto che adesso c'è la volontà di lancio, se è già stato lanciato sicuramente in beta, quindi avrà qualche limite, però un bridge tra Polygon e Solana per me è una gigantesca figata, anche perché è bidirezionale, sono due chain estremamente valide da un punto di vista di basse fee, quindi anche per fare quei trasferimenti, no, tra una chain e l'altra non c'è più da passare da Ethereum e quindi è sicuramente comodo per chi utilizza entrambe, ovvio, se uno non le utilizza non gli serve un tubazzo. Infine, sempre parlando di cross chain e integrazioni varie e di Terra, che è la mia passione del momento, credetemi, è una cosa che mi sta veramente prendendo il cervello, credo che addirittura arriverò a investirci anche sul mio portafoglio su Luna, ma non ne parliamo oggi. Ci sto ancora ragionando. È stato proposto nella governance di Terra un bridge, cioè portare le stablecoin di Terra, UST, KRT, tutte quelle lì, su Solana. Quindi Solana e Terra hanno molte sinergie, anche perché entrambe si basano sul Cosmos SDK, Tendermint, ci sono quegli elementi in comune. Quindi la loro integrazione è anche tutto sommato abbastanza semplice. Solana e Terra da tempo, cioè già cooperano su varie cose, hanno in programma di creare dei pool cross chain, progetti in comune. Questa è la prima proposta ufficiale della governance di Terra di portare le loro stablecoin anche su Solana per essere utilizzate come collaterali. Un esempio è Mercurial Finance, non so se l'avete presente, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, che ve la iper semplifico, è Curve su Solana, la versione Solana di Curve, dove ci sono pool al momento soltanto, c'è soltanto un pool, il 3 pool chiaramente, con dentro 3 stablecoin, una delle quali è Pi, che è la stablecoin di Parrot Finance, che è una specie di MakerDAO. Permettetemi tutte queste semplificazioni, se poi vi interessa qualcosa ditemelo che approfondiamo il progetto, ma altrimenti io ve la faccio facile per non farvi dei pippozzi tecnici inutili. Pi è un equivalente simile di MakerDAO su Solana. E quindi questo è un pool dove si deposita, si ottiene le APY, vedete in sottoforma di MER e PRT, e poi se si fa il mining di Pi, che è la stablecoin che vi dicevo, ci sono anche degli altri PRT airdroppati. Ok, questo è un po' il discorso. Mercurial, avevo letto che è il primo che vuole integrare anche UST nel suo 3 pool, quindi insomma non male, perché alla fine più use case ci sono, per come, se vi ricordate il video su Terra, Luna, se non l'avete visto davvero guardatelo perché ne vale la pena, non voglio fare auto shilling ma ne vale davvero la pena, è un ecosistema molto sottovalutato che, non lo so, mi ha preso tantissimo, c'è un potenziale veramente alto. Luna è il collaterale che sta dietro alle stablecoin del mondo Terra. Si brucia Luna per generarne nuove, sempre semplificando, l'ho spiegato meglio nel video. Più domanda c'è per queste stablecoin e più ovviamente Luna scarseggia, perché viene bruciato, viene vincolato in parte bruciato. E quindi più viene integrato l'utilizzo di UST anche in altre chain, in altre piattaforme, nei vari pool di liquidità, nelle altre DeFi, e più cresce il valore dell'intero ecosistema Terra. Viene chiamata DeFi ormai, la DeFi su Terra, e è direttamente proporzionale il valore di Luna alla crescita degli use case e della domanda, di fatto è quella, è la domanda, per le loro stablecoin. E quindi andare a sbarcare su Solana, certo Solana non è quella chain che ha miliardi di miliardi, però sicuramente un passo avanti. Poi UST c'è anche in altre app DeFi, l'abbiamo visto in DeFine, che è una dApp su Polygon, insomma ci sono
si trova in vari posti, in varie integrazioni. E questo è quanto in realtà per quello che vi volevo dire oggi. Il resto si tratta di un'analisi sul grafico, su cui oggi qualcosina da dire c'è, ma per adesso lascerei la parola a voi per vedere che cosa avete da chiedere, e se avete qualche dubbio, qualche curiosità e così via. Partiamo dall'alto. Oggi tra l'altro non vi ho presentato nessuna nuova piattaforma DeFi, pensa un po' te, no, anche perché non, in questi ultimi giorni non sono andato alla ricerca di nuovi farm, perché mi trovo veramente bene con quelli che vi ho mostrato le ultime volte. Si torna ad essere bullish, no, calma, non esageriamo, tranquilli, perché per tornare a essere bullish ce ne vuole un po', però ci sono dei segni carini di accumulazione nascosta, vediamo se saranno confermati oppure no. Da poco nel settore, volevo domandarti, per ETH va bene MetaMask, mentre per BTC bisognerebbe utilizzare un altro wallet, quali consigli? Allora, guarda, MetaMask con BTC non c'entra, perché nasce per Ethereum e simili, quindi Ethereum, Layer 2 di Ethereum, altri network compatibili con la EVM, l'Ethereum Virtual Machine e così via. Quindi per Bitcoin non c'entra nulla, a meno che ovviamente non hai WBTC o altre forme di Bitcoin wrappati su Ethereum e dintorni. Per Bitcoin ovviamente il wallet consigliabile dipende dall'utilizzo che ne fai e dalla quantità che ne possiedi. Se lo scopo è holdare un capitale abbastanza importante di Bitcoin, hardware wallet, senza pensarci due volte. Altrimenti ci sono tanti software wallet assolutamente validi, tipo Exodus, Trust Wallet, SafePal, che è anche la versione solo software, quindi ce n'è veramente veramente tanti. E per ETH va benissimo MetaMask, ma attenzione, perché MetaMask è pensato per usare Ethereum, cioè per interagire con le dApp, per utilizzare Ethereum, interagire col mondo Ethereum tramite il tuo browser. Se non hai motivo di interagire con le dApp, quindi usare la DeFi e così via, conviene detenere Ethereum su un wallet di un altro tipo. Cioè, è vero che non è che se ce l'hai su MetaMask non ce l'hai da un'altra parte, però mi spiego meglio, è per dire non inizializzare un wallet su MetaMask e tenerli lì, holdarli lì, perché poi magari te lo cancella, perdi la password e così via, non hai trascritto il seed. Ci sono metodi più ortodossi, tipo utilizzare uno di quei wallet che ti dicevo, dove tu hai tutto e poi volendo esporti il wallet stesso su MetaMask. Poi, cosa ne pensi della candela odierna di Bitcoin? Ci darà qualche soddisfazione? Ragazzi, io ci spero perché mi gasa un po', dai, questa candela, non mi dispiace affatto. Che rischi ha WBTC? Sto pensando di trasferire i BTC in rendita su CeFi, su DeFi con WBTC. Che ne pensi? Guarda, WBTC considera che è uno smart contract quello di WBTC, quindi gli smart contract ragionano in modo diverso, cioè tu quando sposti un token da A a B è lo smart contract che ti fa, si chiama il pool del token, te lo prende e lo sposta altrove, interagisci con lo smart contract. Quindi in teoria lo smart contract governa quello che accade ai token che controlla. Lo smart contract di WBTC ormai direi che è testato in maniera estrema, e quindi io ti direi che i rischi sono molto bassi, pressoché nulli. Però non sono bassi come la detenzione di Bitcoin, chiaramente. Dunque, ciao a tutti anche a Vitalik, grande Vitalik che ci dà sempre soddisfazioni. Luke, mi rispieghi perché dovrei scegliere l'EDN rispetto a Nexo, per esempio? Sono interessato al fattore sicurezza fiducia, è che non lo conosco, sarebbe la prima volta e vorrei sapere se voi lo usate già e se siete soddisfatti, grazie mille. Allora, fermo restando che sono due buoni servizi, non è che Nexo è scam, non voglio dire nulla del genere, però a me piace molto l'EDN per un semplice motivo, guarda, te lo mostro, che è estremamente trasparente su tutto quanto, a partire da come fanno i prestiti, che li fanno con Genesis Capital, che è uno dei lender principali lato istituzionale, e soprattutto se tu vai poi sul sito di Genesis Capital, eccolo, vedete che è loro danno
utilizzano Genesis Capital per fare i prestiti sui quali poi ottengono il rendimento. Sul sito di Genesis Capital, che è regolamentato dallo Stato di New York, dalla SEC e quant'altro, sul sottolending da qualche parte, non mi ricordo dove, vediamo se riesco a trovarlo in breve tempo e senza farvi diventare pazzi, non mi ricordo, però c'era un report che viene erogato trimestralmente, mi spiace che non mi ricordo esattamente dov'è, ma viene erogato trimestralmente, fa vedere i risultati del loro lending, quindi quanto hanno guadagnato, a chi hanno prestato, insomma ci sono dei dati estremamente trasparenti. E poi Genesis è una firm molto riconosciuta. In seconda battuta c'è l'auditing esterno, la cosiddetta proof of reserve, che è fatta da Armanino, che è uno degli studi di accounting più famosi d'America, e in sostanza ti danno addirittura un hash che tu puoi inserire all'interno della piattaforma e vedere la controparte dei tuoi fondi che si trova lì, ed è presente nell'ultimo report fatto da loro di auditing dei depositi, che in sostanza fa capire che ci sono. Adesso magari se, ecco, proof of reserves vi spiega un po' come funziona, e poi c'è una massima trasparenza sulla sede, vedete che è in Canada, non in qualche posto esotico, il team e tutto quanto. Spesso, se andate a esaminare per bene le piattaforme di lending, soprattutto alcune, trovate magari una sede scritta qui, poi andate, se la trovate, che è già tanto, poi andate nei legal, nelle termini e condizioni eccetera, e trovate dentro qualche altro strano paese esotico. Non è che è uno scam, perché è vero, è più facile per loro locarsi in paesi dove la regolamentazione è meno stringente, però sicuramente lato trasparenza aiuta di più avere una cosa fatta bene, ben impacchettata. Poi, mi sai dire perché o fino a quando Binance ha tolto il versamento tramite bonifico? Allora, Binance ha tolto sia il versamento che il prelievo tramite bonifico per un motivo: il loro provider era Clear Junction da una parte, per il prelievo se non erro, e per il deposito un altro servizio bancario, che sono entrambi in UK. La UK, la Gran Bretagna, insomma, ha fatto questo avviso da parte, cioè l'FCA, che è il regolatore della UK, ha fatto questo avviso per cui ha detto che Binance non era compliante con le loro normative, e quindi per il momento è fermo il servizio Binance UK in UK e nelle sue giurisdizioni. Pertanto le banche non possono più offrire il servizio di cambio fiat crypto per Binance stesso, le banche UK. Quindi Binance deve trovare un altro servizio da utilizzare che non sia in UK, e poi ristabilirà sicuramente i depositi e i prelievi. Nel frattempo, se si vuole fare il passaggio fiat crypto, si può utilizzare la carta, perché sono state tolte le commissioni per il deposito euro con carta, e altrimenti ci sono altri exchange, che però poi c'è da fare purtroppo lo spostamento, comprare, che ne so, bonifico su The Rock, comprare Bitcoin, spostarlo su Binance e comprare le altcoin. Purtroppo è un po' una rogna, perché c'è da pagare le fee di prelievo. Poi, ci siamo sempre, grandi, fantastici, siete sempre sul pezzissimo. Ti sto seguendo dall'aeroporto di Malpensa in reperibilità, addirittura, speriamo che non ti chiamino. Spero non mi chiamino, esatto, così posso seguire tutta la live. Che differenza c'è tra TPSL Position e TPSL su Binance? Allora, andiamo a vedere. Così a naso mi sembra Take Profit e Stop Loss, oserei dire. Andiamo a vedere su Trading dov'è, anche perché non ho ben in mente di che cosa si tratti. Dunque, qui che c'è? Qua sono gli ordini. TPSL Position intendi magari nella reportistica dei tuoi ordini o nei futures, non lo so, cerca di spiegarmi meglio i dettagli, così provo a capire bene di che cosa si tratta, perché lì per lì non ho ben capito. Cioè, TPSL sono Take Profit e Stop Loss, presumo, e quindi immagino che siano i prezzi ai quali si trovano questi due ordini. Ci farai un video su come iniziare a livello pratico, base, intermedio, approcciare il mondo Terra?
Perché no? È molto semplice in realtà, è veramente immediato l'utilizzo di terra, quindi magari facciamo giusto quegli step per acquistare Luna e UST, per muoverli da un protocollo all'altro, ma è veramente, veramente semplice, vedrete. Una domanda un po' stupida, forse un po' stupida, ma no, dai, smettila. Non capisco perché essere bullish sul lungo termine su Matic. Per caso hai fatto un video a riguardo? Ma guarda, su Matic bullish a lungo termine se l'adozione cresce, perché di fatto, insomma, c'è una maggior domanda di Matic stessi. Anche a me non fa impazzire, essere sincero, neanche la tokenomics, come dici tu, anche perché le fee sono pressoché nulle, quindi non è che c'è tutta sta domanda per Matic. C'è lo staking che è abbastanza inflazionistico, quindi non mi fa impazzire. Certo è che Polygon sta avendo molto successo e quindi questo è un po' il motivo che sta dietro alla bullishness su Matic. Poi. Ieri c'era il video dei Crypto Avengers. Sì, dai, non potete non averlo visto. Fantastico il raduno dei Crypto Avengers. Se compro le altcoin in euro o USD o comunque in stablecoin, sono affetto dalla Bitcoin dominance allo stesso modo o in minor modo? Ma in realtà la Bitcoin dominance non è che ti affligge in qualche modo, cioè ti mostra quello che è l'andamento delle altcoin rispetto a Bitcoin, se sono più forti o meno forti, se si stanno rafforzando o indebolendo. E quindi non cambia nulla che tu acquisti in stablecoin o in euro, cioè tu di fatto sei esposto alle altcoin, a te interessa quello. Ti interessa la debolezza o forza relativa delle altre rispetto a BTC se hai un'operatività speculativa che punta al massimo profitto. Allora tu decidi dove andare in base a dove c'è chiaramente maggior forza. ETF su Ethereum in Brasile potrebbe darci soddisfazioni? Ragazzi, Ethereum, io sono veramente un permabull su Ethereum, pazzesco. Una domandozza sulla correttezza degli APY dei pool. Quanto sono affidabili e come sono calcolati? Io sono sul pool MyUSDC in BFI da una settimana. È boostato e dovrebbe rendere il 70%, ma guardando su APY Vision mi sembra che mi stia rendendo pochissimo. Attenzione che i boost non ti fanno tutto autocompounding. Quando c'è il boost su BFI Finance ti paga in un'altra coin che devi andare a fare, di cui devi andare a fare il claim a parte. Quindi attenzione che potrebbe essere quello. E poi comunque gli APY, sì, spesso non sono. Dipende dal fatto, cioè da se l'applicazione è sincronizzata con la blockchain innanzitutto. Un po' di tempo fa, ad esempio, SushiSwap era rimasto indietro rispetto a Polygon e mostrava degli APY estremamente alti, non veritieri. E più del triplo, tra l'altro, di quelli reali. E l'altra cosa è dall'orizzonte temporale su cui lo mediano, perché di fatto gli APY sono calcolati sul passato, quindi se ad esempio un APY è calcolato su una media di 3 giorni, per dire, negli ultimi 3 giorni c'è stata X liquidità e X volumi e poi nei prossimi giorni la cosa cambia, gli APY cambiano. Purtroppo non sono assolutamente predittivi del futuro, sono dinamici, sono assolutamente dinamici. Giochi ancora Axie, super bullish anche se la piattaforma è sempre down per via dei troppi accessi. Guarda, io non ci ho più giocato, vi ricordate a Natale era che ne parlavamo, mi pare, e mi aveva super intrippato. E dico la verità, ho qualche asset in game che ho detenuto per sfizio e credo che lo deterrò a lungo, così come le land di The Sandbox. A me piacciono molto come investimento di più gli asset in game, tipo le land, gli Axie stessi e così via, rispetto ai token. Mi piace di più, cioè ci vedo più potenziale. Però non ci ho più giocato, mi spiace, questione di tempo, altrimenti cioè, ci perdi veramente la giornata. Poi, vediamo un attimino. Matic sta morendo male, ma no, dai, perché il grafico dici? Aspetta, andiamolo a vedere. Andiamoci a dare un occhio al nostro Matic. Allora. Urca, non benissimo, eh? E guarda, lato tecnico, la perdita di questo supporto 3084, purtroppo è bearish. Adesso siamo dentro un grosso pool di domanda, che è questo qua. Quindi vediamo se lo buca come il burro, di sicuro non è un buon segno. E il prossimo livello di atterraggio potrebbe essere nei dintorni dei 1700 sat.
qua sopra, ok? Per il momento assolutamente no long, non è da long, manco un po', niente da dire. Poi, conosci Centrifuge? Cosa ne pensi? Ne ho sentito parlare, ma perdonami, non lo conosco bene, ahimè, no. Cosa ne pensi di un bel pack su Polkadot? Guarda, ci sta se vuoi investire in Polkadot, banalmente. Se vuoi investire su Polkadot long term, un pack è un'ottima soluzione. Come farci vedere come visualizzare le reward nel mio bilancio sia su Bifi Finance sia su DeFine? E dalle piattaforme tu lo vedi. DeFine, vedi sia i DeFine che hai accumulato ancora da claimare, quelli claimati, il resto lo vedi anche direttamente da MetaMask. Su Bifi Finance idem, c'è la sua dashboard, è molto molto easy. Perché lo staking di BET dovrebbe durare 3 anni secondo Binance? Perché, oddio, una stima, cioè finisce quando arriva Ethereum 2.0, la fase 2 di Ethereum 2.0, cioè quella di switch al proof of stake effettivo. Tutto lì. Questo ve lo leggo anche se è tra gli ultimi. Ho finalmente finito di scrivere la tesi e finalmente posso seguirti dal vivo. Su YouTube ti seguivo a velocità 1,5 per, mi fa strano sentirti a velocità normale. Grande, innanzitutto complimenti per la tesi e in bocca al lupo per il tuo percorso universitario e anche dopo. E secondo me qui c'è tanta gente che mi segue a velocità 1,5 per. Alzate la mano, dite la verità. Chi di voi mi segue velocizzato? Che probabilmente è da sclero, da follia. Cosa ne pensi di KuCoin in generale? Guarda, io non lo uso da una vita, non ti so rispondere. Dovrei approfondirlo un attimo, riprenderlo in mano. Ciao Luke, dopo mesi mi sono deciso a strutturare per la mia contabilità un portafoglio completo su Excel. Ti volevo chiedere, tu come consideri le stable nella rendicontazione? Come cripto o come liquidità assimilata alle fiat? E per avere un quadro generale del controvalore converti tutto in dollari o in euro? Grazie. Allora, converto tutto in dollari, innanzitutto. Tendenzialmente io i portafogli in dollari e in euro, cioè tengo entrambi i controvalori. Però di base dollari. E invece le stablecoin per me fanno parte del comparto liquidità, quindi al pari della valuta fiat, ok? È come se fossero dollari, tutto sommato è quello, anche perché poi in parte li metto in DeFi eccetera, li considero nel cuscinetto liquidità, che è anche quell'ammortizzatore di volatilità del mio portafoglio. Poi, su Mirror, perché non mettere in Mirror long coprendosi con short invece che nella governance? Mi sembra il PR migliore. Allora, considera che però se metti in Mirror long hai la impermanent loss e hai un costo di capitale doppio, perché ti servono X Mirror e X USDT del controvalore in Mirror. Quindi serve il doppio del capitale. L'APY è sul complesso, cioè tu in sostanza hai bisogno del doppio del capitale, tutta lì la differenza. Coprendosi con short, dove tra l'altro, dov'è che puoi shortare Mirror? Su FTX? Fammi vedere un po', perché su Mirror non puoi shortare Mirror. Su FTX vediamo se c'è da qualche parte, me lo aspetto qua, ma non credo, no? Dov'è che si può shortare Mirror? Non lo so, ditemelo se lo sapete. Poi. Ciao, 5K su che mercato li investiresti? Lungo termine, così, random, totalmente. Dai ragazzi, per favore, se dovete investire, non venite a chiedere dove investire il vostro capitale. Studiate, dai. Investi qualcosa di tempo, soprattutto per formarti, per studiare, poi decidi tu dove distribuire il tuo capitale. Tutto lì. Mi raccomando, però fallo con consapevolezza, non perché te lo chiedi a qualcuno. Io ti potrei dire Terra, perché io investirei in Terra, ma non è che poi tu non devi neanche guardare cos'è investirci, oppure guardare giusto in superficie e dire ah bello, ci investo anch'io. No, fatti una tua idea, dai, mi raccomando. Giochi chiaro un po' con la DeFi, pensi che abbia senso in questo periodo? Guarda, credo che sia la cosa che ha più senso in assoluto in questo periodo, in una fase lateralissima del mercato. La DeFi regala le massime soddisfazioni per quanto mi riguarda. Mi son perso la sigla, mannaggia, grande Termination Shock, sempre sul pezzo anche lui, ma non vai in vacanza quest'anno, potresti dire lo stesso di me. Sì, io ci vado l'ultima di agosto e la prima di settembre, quindi vi terrò compagnia ancora a lungo. Poi
Ciao Luca, quale pensi sia il modo migliore per deposito e prelievo di moneta fiat dagli exchange, dici? Ci hai detto che da tempo non depositi euro con bonifico in Binance, è vero perché io uso TRT di solito per fare i movimenti in euro. Qual è il metodo migliore, più vantaggioso e meno rintracciabile? Guarda, se si parla di fiat, parlare di meno rintracciabile è un paradosso, perché nel momento in cui tu fai un pagamento elettronico, per definizione è fortemente rintracciabile. A meno che uno non abbia i contanti e vada all'ATM Bitcoin e li acquisti da lì, c'è il peer-to-peer, che però tu fai il bonifico a qualcuno che ti vendi Bitcoin, però sempre un bonifico è, quindi di fatto è rintracciabile. Purtroppo questa è la situazione. Mir meglio in farm o governance su Mirror? Dipende. In farm hai le impermanent loss e costo doppio capitale. In governance su Mirror prendi Mir, li sbatti lì e non ci pensi più. Quella è la differenza. Poi, finito ora 13 ore di lavoro, ora birretta e live, anche due birrette, direi che ci stanno, grandissimo comunque, sei uno stacanovista, non molli niente dopo 13 ore di lavoro, aver la voglia di piazzarti qua e sentire i miei sproloqui. Poi, questa è la mia prima live, grande, benvenuto anche a te, benvenuto tra noi. Cosa ne pensi di HBAR? Mi sembra stia tenendo alla grande nonostante il periodo. Ma perché, come il nostro chain holder spesso ci ricordava, ha degli use case reali, delle partnership interessanti, è orientato soprattutto ai business, e però purtroppo io non l'ho approfondito tantissimo. Però so che è molto molto valido. Steaknovista, qualcuno dice, esatto. Steaknovista è bellissimo, fantastico. Che ne pensi di Digital Beats, il nuovo sponsor della Roma? Ho visto che è il nuovo sponsor della Roma, ma è un provider di infrastrutture blockchain per aziende e business, quindi cioè non è una moneta da comprare. Ragazzi, state tranquilli, non è che appena vedete una cosa la dovete comprare subito, ok? Quindi fatti bravi. Per depositare UST in Anchor Protocol per il 20% di APY conviene passare da CoinList in termini di sicurezza oppure conviene andare direttamente con il wallet Terra? Cosa è più sicuro? Ma guarda, da CoinList tu lo stai depositando su un exchange centralizzato, mentre direttamente su Terra tu stai utilizzando il protocollo. Io propendo ovviamente per Terra, perché per interagire direttamente con Anchor dal wallet Terra. I rischi sono gli stessi, anzi c'è di meno il rischio dell'exchange centralizzato, della controparte, che è CoinList, è vero, è valido, però è un rischio in più, un layer di rischio in più. Dunque, domanda forse banale, ma in caso di vendita di una percentuale di cripto per ribilanciare, la vendita influisce sul suo prezzo medio di carico? Se sì, come la devo trattare nella formula del calcolo? Grazie mille. Allora, io in realtà quando faccio il ribilanciamento perdo un po' di vista il prezzo medio di carico, cioè non lo vado neanche tanto a calcolare, perché se ci pensi, in realtà è il prezzo medio di scarico, se vuoi, quello del ribilanciamento, perché tu fai una vendita, non ti cambia il prezzo medio di carico perché l'acquisto è sempre stato frazionato tra gli stessi prezzi. Tu hai un prezzo medio di carico e uno di scarico nella contabilità finale, dove quello di carico è il prezzo a cui acquisti con gli scaglioni, quello di scarico è quello a cui vendi. Quello di scarico però ha senso se abbiamo una fase di exit. Il ribilanciamento è una cosa che dovrebbe arrivare a essere a somma zero, quindi ti faccio un esempio: tu carichi, poi scarichi, poi vai a ricaricare, magari se devi ribilanciare dalla parte opposta, e lì ti cambia ancora il prezzo medio di carico. Quindi sì, se vuoi tenere la contabilità anche di quello, non ti influisce quello di carico ma di scarico, ma io personalmente non ci sto troppo a impazzire dietro alla contabilità di quel tipo sui ribilanciamenti. Esiste un hardware wallet per stablecoin? Mi turba molto doverle tenere su Binance o MetaMask. Altro che, ci sono tutti gli hardware wallet compatibili con le stablecoin del mondo Ethereum, direi assolutamente tutti. Matic sta sprofondando. sta sprofondando, mi sembra eccessivo, ha fatto un per non so quanto e adesso sta ritracciando, come vedete dal grafico che è rimasto qua dietro. Cosa ne pensi di ICP? Ci investiresti qualcosa? Ma ICP mi sembra un po' il nuovo EOS, o no? Andiamo a vedere un attimo come se la sta passando. Tragicamente. Mi sembra un po' il nuovo EOS, non lo so, non mi ispira granché.
Non ne ho sentito parlare troppo bene e lato proprio speculativo il trend è agghiacciante, quindi assolutamente no. Poi boh, il nome, dai, internet computer, cioè, boh. Vabbè, torno da voi, torno da voi. Poi, dunque, se esporti al rischio basso di controparte Coinlist oppure al rischio basso del... ma attenzione perché se tu usi Coinlist per Anchor, secondo me, non credo che ti rimborsino se loro perdono il capitale che tu hai messo dedicato ad Anchor, cioè, mi pare, cioè lo usano anche loro, quindi di fatto hai i due layer di rischio. Volevo sapere se riuscirei a fare un video tutorial su FTX vecchio stile, ma l'avevo già fatto, no? Quelli dove vai a spulciare un po' tutto, vorrei usarlo in alternativa ogni tanto a Binance. Ah, ho fatto il video un po' di tempo fa e è cambiato. Non hai ragione. Hai ragione, assolutamente sì. Domanda 2, perché usi i grafici dei future e non degli spot per l'analisi? Guarda, perché sono più liquidi. Questo, ci sono più volumi e quindi capisco meglio un po' dove ci sono i maggiori movimenti e anche i livelli di prezzo, per esperienza, li vedo sempre più chiari. Poi ultimamente mi sono messo a fare questa cosa dove sotto ho lo spot e sopra ho i futures. Il grafico è pressoché identico, ma la cosa che mi preme sullo spot sono i volumi, soprattutto. Perché i pattern, guardate, sono identici, veramente identici, ma i volumi a volte cambiano, come quando abbiamo ragionato lato accumulativo, no? Che abbiamo visto che qua, poi qua, tac, volumi alti, qua sotto volumi alti, cioè quando c'erano questi dips e gli sweep, soprattutto le spazzate di liquidità, erano associate a volumi spot alti e quindi fa pensare all'accumulazione. Però, insomma, quello dei futures forse è più chiaro, più completo, ecco. E poi, vediamo. Ah, su FTX ci rifletto. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma adesso mi sono messo lì, visto che c'è il mercato noioso e ho addirittura tempo da perdere. Allora, se voi andate sul mio canale, potete vedere che ho riorganizzato un po' le playlist nella home page del canale. Quindi abbiamo gli ultimi video caricati qua sopra. Poi abbiamo Trading Consapevole, quella è una delle serie a cui tengo di più, quindi l'ho tenuta in evidenza. Poi Investire, quindi il video sul come investire. DeFi, CeFi e varie rendite, tutti i video raccolti. Ricerche e analisi, che ultimamente mi sono rimesso a fare le analisi sui vari progetti. Terra Luna, VeChain, Solana, tutti i vari, le varie analisi. Continueranno, perché voglio approfittare di questo periodo appunto più noioso, lato grafico, lato speculazione. Per condividervi un po' più di sapere, cioè perché io dico sempre: nei periodi di bear market si studia e chi è furbo poi investe. E allora dai, mi ci metto, faccio la mia parte e vi do il materiale da studiare. Exchange, dove ci sono tutto, cioè, raccolti tutti i tutorial exchange, carte cripto. E questo è il piccolo corso sulle opzioni che avevo fatto, che è ancora valido per chi vuole andare a giocare un po' con le opzioni. Niente, solo per dirvi che ho riorganizzato le playlist e d'ora in poi le terrò in ordine. Poi, ma Uniswap Optimism quindi obbligherà a migrare tutti gli LP dall'L1 all'L2? No, io credo proprio, anzi sono certo che rimarrà sia su L1 che su L2. Un po' come succede a Sushi, per capirci, dove ci sono cioè i vari farm su Harmony, su Polygon, su Ethereum e così via. Quindi coesisteranno sicuramente. Poi, vediamo cosa ne pensi di Polycat Finance. Io l'avevo messo un po' nel settore gambling, quello lì, mi sembrava che fosse un po' risky. Dunque, vediamo, sto leggendo le ultime domande, poi vado a vedere il grafico. Ho messo in staking i miei Luna, speriamo in qualche airdrop carino. Ma guarda, io credo che adesso, col fatto che tutti i progetti in arrivo su Terra andranno ad airdroppare sugli staker di Luna, cioè sul lungo termine, se uno vuole investire in Terra, ti costruisci un pack praticamente, una dannatissima manna. Una dannatissima manna. Bene, ragazzi, io direi che possiamo andare. Oh, aspettate, c'erano ancora un paio di domande interessanti. Ma quindi il video su Kia hai cambiato idea? Ma sai che mi è un po' scesa, a dire la verità, su Kia.
Token legati al gaming in forte ascesa, provare a cavalcare il trend senza farsi male, mi raccomando. Non fate l'errore di, come era successo con Bitcoin quando era ai massimi, di andare a comprare adesso, perché è un rischio elevato. Quindi cavalcare il trend sempre ci sta, ma con le dovute cautele, stop loss, money management, risk management e così via. Ho messo 100 dollarini su Doge e me ne pento. Come posso redimermi? Metterne altri 100 su Shiba Inu? No, sto scherzando. Non farlo mai più. Impara la lezione. Impara la lezione. Ragazzi, 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 andiamo a vedere i grafici. Allora, Bitcoin. Come vi dicevo, interessante perché c'è questa candela di oggi che è andata a spazzare via la liquidità sotto alle ultime shadow, si chiama sweep tecnicamente. Quando si verifica uno sweep possono succedere due cose. Qua sotto scattano gli stop loss, no? Di chi è long ha lo stop loss qua sotto e gli scatta. Magari entrano gli stop sell, quindi gli short di chi vuole entrare al breakdown di questo livello, i break traders, come c'è chi entra al breakout, c'è anche chi entra al breakdown dall'altra parte, e soprattutto si vede come reagisce la controparte, la domanda in questo caso. Quindi, noi cosa possiamo dire? È arrivato, ha fatto scattare gli stop, le vendite e così via, però non c'è stato il dump, il flash dump, anzi c'è stato l'exploit della liquidità, quindi gli stop scattati, immediatamente assorbito. Per questo è un setup long, come dicevo all'inizio, perché è un, si chiama failure swing pattern, quando si va a spazzare i low e si rientra e si chiude la candela dentro, con una shadow molto lunga, addirittura in verde. Se poi andasse anche a chiudere sopra la candela di ieri, veramente il massimo. Ora c'è da vedere il follow up, quindi se domani ci sarà altra domanda, e l'approccio con i precedenti high, che si trovano molto vicini, si trovano a 34.250. Se andiamo a fare un higher high anche, potremmo propagare, perché andiamo ad attaccare quello precedente e quell'altro ancora, che sono tutti molto vicini, quindi magari hanno ognuno qui la sua liquidità, qui la sua liquidità e qui la sua liquidità, e quindi c'è la possibilità di un effetto palla di neve, dove si va un po' a scatenare, tac, tutto quanto. E il che può risultare in uno short squeeze, perché io immagino che ci saranno molte posizioni short aperte al momento, e andare a dare un colpo, uno strattone, no, che può andarle a liquidare, ci potrebbe riportare qua sopra. Questo è il primo livello critico da un punto di vista anche un po' più macroscopico, la zona 36.000 e 36.500, quell'area lì. Se l'andiamo a prendere, vedete, qui c'è tanta offerta perché ci ha respinto un bel po' di volte, è l'origine di questo dump, di quest'ultimo dump, e quindi se ce lo andiamo a riprendere intrappoliamo tutti gli short che sono aperti qua sopra, qua sotto, scusate, li costringiamo a vendere anche, soprattutto se iniziamo a salire, perché li si manda in perdita, li si rischia di liquidare, qualcuno avrà lo stop loss, eccetera. E questo si potenzierebbe ancora di più se andiamo ad attaccare quest'altra di zona, 40.000 e sopra, perché è il massimo locale di tutto questo periodo di consolidamento, quindi usciremo un po' dal range. Mi rendo conto che sto molto viaggiando con la fantasia, perché ci troviamo a ridosso del range low e io sto già parlando di range high, però questa piccola candelina potrebbe essere l'innesco di tutto ciò, se la domanda ovviamente va a cavalcare questa opportunità. Se al contrario si risolve tutto in niente, quindi o oggi andiamo a chiudere con un body prevalente sulla shadow, oppure chiudiamo pure così ma domani non abbiamo follow up e continuiamo con l'offerta che va a mangiarsi parte di questa shadow, che sono invece i buyer, allora tutta questa ipotesi decade e ritorniamo con la maggior probabilità di scenario bearish. E allora lì dobbiamo sempre andare a vedere dove andiamo a fare il low. Se facciamo un low qua sotto, allora stiamo perdendo di nuovo trazione e andiamo con buona probabilità a erodere altra liquidità che prima o poi finisce che atterriamo sui 26-27 mila qua sotto.
E altrimenti, se comunque andiamo a ribasso e poi si mostra, esempio, facciamo un altro sweep assorbito come oggi, e lì bisogna rivalutare la situazione caso per caso. Per il momento, l'unica cosa pratica per evitare di dire soltanto aria fritta che si può evincere dalla candela di oggi è volendo un setup long. Come mi dicevano giustamente oggi, chi ha operato su di esso, io non lo sto facendo, però magari qualcuno è interessato a farlo. Setup long con lo stop loss qua sotto, visto che c'è stato il forte rimbalzo oggi, l'assorbimento con la shadow, e andare a puntare innanzitutto al primo high, in seconda battuta questa zona, in terza se si propaga a range high, e avremo comunque, vedete, un rischio rendimento potenzialmente ottimo, già di circa 1 se andiamo a puntare al primo high, e poi più ci propaghiamo e meglio è. Quindi questa è una cosa estremamente concreta che si può mettere in atto. Se andiamo a vedere i time frame intraday, infatti vediamo anche i volumi, andiamo a vedere anche sullo spot, tac, sullo spot intraday, però, pam, 4 ore. Allora, vedete, sullo spot intraday, anche lì si vede, mannaggia, eccolo, si vedono i volumi in acquisto esattamente una volta che abbiamo fatto il nostro dump, e quindi potrebbe essere un rafforzamento dell'ipotesi accumulativa. Questo è Bitcoin, poi andiamo a vedere adesso un po' di alt, andiamo a vedere Ethereum che qualcuno mi ha segnalato proprio oggi su Telegram che potrebbe anche lui aver fatto un higher low. Allora, è ancora presto per gridare all'higher low, perché è vero, poteva essere un engulfing, ma non la è per il momento. Se la fosse, tipo che chiudiamo qua, c'è buona probabilità di higher low. E se lo fosse, vedete, abbiamo dei lower high, e avere degli higher low comunque porta a uno scenario più accumulativo, il che potrebbe far venire voglia di prendere anche una posizione preventiva, perché se abbiamo un'ipotesi di accumulazione dopo un impulso rialzista, potrebbe essere un pattern di continuazione rialzista. Quindi con il dovuto stop loss e impostazione della posizione ci sta anche qua il setup. Però finora, vedete, avevamo dei lower low e lower high, quindi era più una cosa di questo tipo. Pertanto, ripeto, c'è da trovare prima il lower high. Non conviene andare a forzare troppo la mano in una situazione che, come vedete, è... Ops, mi è caduta la crypto.com. È una situazione molto di debolezza e pertanto è un rischio che secondo me, che io non ho intenzione di correre. Poi, che altro abbiamo? Vabbè, Axi che continua a decollare, non fatevi male, non fatevi male, non ripetete gli errori fatti in passato. Mi raccomando, perché si gasa tutti adesso il gaming Axi, noi ne parliamo da mesi, tra l'altro, e proprio oggi dobbiamo entrare, che sta facendo nuovi massimi ogni giorno, mi raccomando, eh. Poi vediamo cos'altro possiamo vedere di bello. Allora, Luna, che adesso la sto seguendo anche lei, chiaramente, potrebbe star facendo un bel retest da queste parti, in zona 20.000. Io volevo aspettare il reclaim confermato dei 23.700 per la posizione speculativa. Però una posizione in questa zona potrebbe non essere malaccio come accumulazione di medio periodo. Se dovesse andare di nuovo a scavare qui, per dire, con uno stop loss da queste parti, se ne potrebbe anche parlare con un orizzonte di medio termine. Però io volevo più che altro ragionarci proprio in termini di investimento, fare il mio pack anche qui. Dopo DPI potrebbe essere la prossima scelta. Poi c'è Solana che, vabbè, sta performando benone, anche lei vedete che dà spunti accumulativi. Qui sì che abbiamo gli higher low e i lower high, quindi ci sta l'ipotesi. E che altro abbiamo? BNB come sta andando? BNB idem come Solana, accumulazione triangolare, quindi anche qua volendo si potrebbe aprire posizioni preventive con gli stop sotto i precedenti low. Non lo so, io in generale mi sto un po' tenendo fermo dalle altcoin, proprio perché è un periodo dove vedo indecisione su Bitcoin. E quindi non vorrei che poi, sì, tutto bello il pattern, ma poi Bitcoin ti dumpa e le altcoin ti fanno una candela del genere, come è successo qui. E quindi vanno a ramengo tutti i pattern, mica pattern. Questa è un po' la situazione. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Loopring cosa fa? Soffre del discorso layer 2? No, vabbè, Loopring è un po'...
è un po' passato in secondo piano con tutti i nuovi layer 2. Bene, guarda anche Waves per piacere, grazie. E effettivamente dovrei andare a farci un bel video su Waves, non sei il primo a dirmelo, eh? Devo approfondirlo. Cardano, vediamolo, Cardano, tac. E anche Cardano non sta andando malaccio, eh? Vedo che è sostenuto. Boh, vediamo. È come BNB. Più o meno l'andamento è esattamente simile, molto simile. Io non apro nulla adesso, volumi troppo bassi, fake out su ogni lato, con questa dominance non mi fido, meglio farmare. Mai letto nel pensiero, anch'io adesso sto assolutamente concentrandomi sul farming e eventualmente userò i profitti del farming poi per andare ad aprire altre posizioni, cioè alla fine è ribilanciamento anche quello, mi piace come approccio. Bene amici, questo è quanto, abbiamo raggiunto quasi l'ora, adesso ci sto più o meno sotto per evitare di fare video lunghissimi. Noi ci vediamo sempre in diretta questo venerdì, immancabili come sempre, alle ore 18:30, vediamo le novità che ci sono, tenetevi pronti con delle belle domande perché ogni volta cerco di leggervi e per il resto basta, stiamo sempre sul pezzo perché questi periodi sono veramente tattici per andare a esplorare un po' di protocolli, di cose, di novità, farmare, studiare, insomma ogni periodo ha i suoi lati positivi, adesso si farma bene, dai diciamocelo, è un bel periodo di crescita del mondo DeFi, quindi io mi sto concentrando su quello e l'avrete notato. Vi auguro una buona serata e alla prossima!